Buongiorno, buongiorno a tutti. Da una accata col mare mosso e il tempo abbastanza nuvoloso, le nostre massaggiatrici aspettano sempre che arrivi gente. Allora, sono qui per raccontarvi gli ultimi sviluppi che sono successi. Come ormai tutti sanno, il CCSA ha deciso di togliere il tampone alla partenza dall'Italia e dagli altri paesi, cioè tutti non devono più fare il tampone alla partenza, però a noi riguarda l'Italia, quindi. Ma l'Italia non serve più il tampone per venire in Thailandia, rimangono comunque quello all'arrivo e la TK al quinto giorno. Quello è la TK rapido, non tutti lo fanno, sembra che non lo richiedano, però secondo quanto c'è scritto va fatto. Il primo tampone all'arrivo è quello che frena tutti, sapete. E a parte questo, hanno abbassato la quarantena da 10 a 5 giorni, scusate, da 10 a 5 giorni. Il sandbox da 7 l'hanno portato a 5 giorni. Non hanno specificato se per caso uno arriva e lo trova positivo, se deve fare 10 giorni di quarantena o 5. Non ha specificato, si presume 5 perché visto che per le persone non vaccinate da 10 diventa di 5, anche la quarantena si pensa sia di 5 giorni. Comunque aspettiamo che ce lo dicano. Le reazioni a questa decisione sono state abbastanza dure, abbastanza pesanti, soprattutto da parte della Federazione delle Industrie Thailandesi, l'FTI, che ha detto al governo, al CCSA, quello che stanno facendo è troppo poco. È troppo poco togliere il tampone, è troppo poco abbassare la quarantena. Devono togliere il Thai Pass e il tampone all'arrivo. Questo hanno detto, devono togliere il Thai Pass e il tampone all'arrivo. Anche perché i paesi nella nostra area stanno aprendo quasi tutti. Rincara la dose la signora Marisa dell'Associazione Albergatori Thailandesi, dicendo che la Thailandia è stata la prima ad aprire a luglio dell'anno scorso, Phuket, senza quarantena, e adesso ci troviamo a essere gli ultimi ad aprire perché gli altri stanno aprendo senza chiedere più niente. Allora hanno detto anche loro di togliere il Thai Pass e di lasciare finalmente viaggiare la gente senza nessuna ansia, nessuno stress che ti trovano positivo quando arrivi qua. Un po' più leggera è stata la Camera di Commercio. Ha detto sì, avete fatto qualcosa, lo pensiamo. Ok, è stato un po' più dolce, cioè, però le altre due associazioni sono andate giù pesanti. Un altro gruppo adesso sta uscendo di Bangkok per chiedere di togliere tutte le restrizioni per il Songkran. Tutte le stelle per il Songkran sarebbe una cosa buona. Botta risposta è stato, abbiamo fatto quattro fasi di riapertura, questa è la fase 1, quindi abbiate pazienza che apriamo per luglio, apriamo tutto. Loro hanno detto ok, però sperando che non succeda più niente, perché c'è la Delta Cron adesso, mix tra la Delta e l'Omicron, che preoccupa un po' i dottori, i virologi, dicendo ok, apriamo, però mantenendo sempre le stesse misure, distanziamento, mascherina quando esci di casa e quando vai col motorino, anche se non la porta mai nessuno, però mantenere sempre alta la guardia, perché il Covid non se n'è andato, è ancora qua in giro, è un po' più debole, noi siamo quasi tutti vaccinati, quindi si può fare, diciamo. Comunque adesso c'è una grossa fetta dell'economia thailandese che sta facendo pressioni enormi al governo per togliere tutto, Thailand Pass e tampone all'arrivo. E il governo, questo governo qua, sorretto ormai da pensionati ex militari, che invece vuole fare le cose con più calma, sostenuti tra l'altro da una certa fetta. Una certa parte di dottori che anche loro vogliono
non vogliono togliere le restrizioni, o meno, vogliono prolungare il più possibile. Vediamo come va a finire. Adesso aspettiamo il Songkran e vediamo se cambia qualcosa. Secondo il loro programma, la fase 2 inizia dopo il Songkran, quindi vediamo se tolgono qualcos'altro. Fine Songkran, fine aprile, vediamo cosa ci fanno sapere. Intanto io vi saluto da dietro le quinte del festival. Qua c'è un tutto di Bangkok smontato, là stanno smontando tutto il palco, qua sono le scritte, sono qua un tutto da Bangkok, probabilmente, cioè mezzo tutto, perché mezzo, la parte sopra manca tutta. Vedete il sedile, ultimo modello, comodissimo, e la plancia ricca di tutte le funzioni. Che? Io vi saluto e vi do appuntamento prossimamente con qualche novità. Bye bye.